In collegamento dall'Inghilterra abbiamo Diego Balassini, un giovane studente che è qui insieme a noi per raccontarci la sua esperienza, il suo percorso. Ciao Diego, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per lo spazio concesso. Beh, è un piacere averti insieme a noi, ma partiamo subito. Tu sei di Monterchi? Sì, sono nato e cresciuto a Monterchi. E poi sei arrivato fino in Inghilterra. Mi sono diplomato al liceo scientifico di San Sepolcro e poi sono espatriato in Inghilterra, sì. Ecco, sei a Cambridge attualmente? Sono attualmente a Cambridge e sto studiando medicina, sono al quarto anno, all'equivalente del quarto anno di medicina. E come mai questa scelta di andare a Cambridge? Beh, questa è una domanda interessante. Io ero inizialmente interessato alla ricerca scientifica e come ben sappiamo purtroppo in Italia la ricerca scientifica non è ben finanziata e i ricercatori rimangono precari fino a molto in là con la carriera, sì, diciamo. Sì. Mentre qua io ho avuto la possibilità di partecipare a dei progetti di ricerca sul cancro al seno, di portata internazionale, e mi hanno portato anche a pubblicare degli articoli, già essendo studente, quindi nemmeno laureato. Pertanto la scelta è stata forse una delle migliori che abbia preso finora e ne sono contento, ma comunque rimango sempre italiano nel cuore. Beh, quindi non ti penti affatto di questa scelta che ha un po' stravolto la tua vita? Beh sì, mi sono trasferito che avevo compiuto da poco 18 anni, però. Quindi è stata davvero una scelta difficile sia per me che per la mia famiglia, che comunque mi ha sempre supportato e non posso far altro che ringraziarli. Certo, e quindi attualmente tu appunto stai studiando medicina, com'è la situazione in Inghilterra anche a causa del Covid? Beh, ci sono stati tanti problemi con il corso di medicina, ovviamente, perché siamo uno dei requisiti principali per gli studenti è essere in ospedale. Certo. Ed è stato complicato, siamo stati mandati a casa durante i primi mesi di incertezza. Mentre ora con le vaccinazioni e con tutte le precauzioni del caso, quindi con le maschere, le visiere, tutti i camici speciali, è stato possibile tornare in reparto. Quindi la situazione al momento si è normalizzata. Ecco, piano piano, un passettino alla volta, ecco, speriamo che anche qua in Italia presto si possa tutto un po' più normalizzare. Ma senti Diego, qual è la tua specializzazione? Quindi stai facendo medicina e poi... Sì. Sto facendo medicina, quindi ancora in medicina generale. Poi ogni giorno che passa mi sto interessando sempre di più alla chirurgia, quindi penso che quella sarà la mia strada. Ma la tua strada in Inghilterra oppure un pensierino di tornare in Italia magari ce l'hai? Beh, questo me lo chiede la mia mamma ogni giorno. Immagino. Penso che l'Inghilterra avrà una buona parte della mia carriera, diciamo. Ah, quindi vedranno. Ti stai trovando bene? Sì, mi sto trovando benissimo. Gli inglesi sono stati molto accoglienti, non mi hanno mai fatto sentire uno straniero. E ecco, sì, mi trovo però davvero bene in questo paese. Ecco, anche perché da quanto tempo è che tu sei su? A settembre saranno 5 anni. Però... Quindi insomma, sì, immagino che tu veramente possa testimoniare la situazione, anche l'umanità degli inglesi, perché insomma 5 anni è un bel periodo. Da quant'è che non torni a Monterchi? Sono rientrato per le vacanze di Natale e quindi da poco, recentemente. Ecco, però credo che la mamma insomma ti vorrebbe qui un po' più spesso. Quello si sa, però purtroppo studio qua, quindi lei sa che, la mia famiglia sa che è necessario che io sia lontano, insomma.
Sicuramente. Senti Diego, prima di chiudere, tu hai avuto un grande coraggio appunto di fare questo grande cambiamento. Cosa puoi consigliare ai giovani che magari si trovano in una situazione di indecisione, che vorrebbero fare quello che hai fatto tu, ma che magari non se la sentono? Il mio consiglio è quello di provare. Di provare e di seguire i sogni. Perché le indecisioni ci saranno sempre, i rimpianti ce li ho anch'io e spesso penso cosa sarebbe successo se avessi accettato l'offerta di Bologna. Però, come ho già detto, ho partecipato a dei progetti di ricerca stupendi, ho avuto delle esperienze stupende, ho conosciuto persone brillanti. Quindi io consiglio a tutti di seguire i propri sogni e di non preoccuparsi del futuro se non guardando indietro, insomma. Certo, quindi niente paura. Grazie Diego per essere stato qui con noi e per averci portato il tuo racconto, la tua testimonianza. Grazie a voi. È stato un grande piacere. Buona fortuna per i tuoi studi e per il futuro. Grazie Diego. Grazie. A questo punto c'è lo spuntino di Ilaria Vanni, perché è stata creata una app che consente di ridurre gli sprechi alimentari e questa app è arrivata anche ad Arezzo.